Buonasera, benvenuti nello studio della Domenica Sportiva. Cominciamo la nostra trasmissione a suon di gol. Questa settimana ce ne sono tanti, li ha montati per noi Antonio D'Ottavio. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. When you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 and ain't nobody leaving soon. So keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Bene, cominciamo la nostra trasmissione insieme agli ospiti di questa 21ª puntata della Domenica Sportiva. Cominciare dall'opinionista è d'obbligo, Bruno Pace, che ritroviamo con tanto piacere. Ciao, piacere, Bruno. Piacere mio, ciao Mila, ciao, grazie. E per la prima volta alla Domenica Sportiva il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Abruzzo, Angelo Giancola. Buonasera. Buonasera a voi, grazie dell'invito. E abbiamo un altro presidente, il presidente dell'Acqua e Sapone Unigros di Calcio a 5, Ennio Barbarossa. Buonasera presidente. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Grazie, grazie di aver accettato il nostro invito. E Andrea Grosso dell'Amatori Pescara, parliamo con lui di pallacanestro. Grazie per essere Buonasera, qui anche a te. Buonasera, grazie a voi. E visto che oggi si è giocato il derby We Are Basket Ortona Amatori, abbiamo sentito anche l'altra parte, che tra l'altro ha vinto la partita. Abbiamo un esponente della We Are Ortona, che è Andrea Marcucci, dirigente. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Bene, grazie a te per aver accettato. Noi vi invitiamo a partecipare alla nostra trasmissione attraverso il profilo Facebook di Rete 8 Sport oppure l'indirizzo email domenicasportiva@rete8.it. Dite la vostra su Pescara, sul Teramo, su tutte le squadre abruzzesi di calcio, anche di altre discipline, perché noi ci occupiamo, come sapete, un po' di tutto in questa trasmissione. E anche Bruno Pace, un tuttologo con i suoi voti, perché veramente dà giudizi e come numeri si diverti, a tutte le squadre, quindi sei pronto per il pagellone? No, sì, sarei pronto, ma sono incalzato così. Allora dimmi, sempre. Dimmi cara. C'è la sigla qui. Pescara 8, perché se uno non mette 8 quando è la prima vittoria dell'anno e giocando bene, vincendo 5-0, 8 va bene, anzi non è neanche troppo. Anche di più avresti. Beh no, 8 va bene, dai, 8 è una promozione brillante, diciamo. Ecco, sì. Poi, miglior giocatore del Pescara?
Del Pescara è il miglior giocatore Caprari, perché al di là di quello che dei due gol eccetera, a me piacciono quelli di qualità. Lui ha della qualità tecnica, anche se è ancora forse ragazzo, non è sempre concentrato al massimo, però è uno che ha delle giocate che mi piacciono, e quindi io voto Caprari. Bene, andiamo alla Serie A, invece quale squadra hai premiato questa settimana? Il Napoli, perché si è ripreso subito dalla batosta di Madrid, dove la struttura fisica, atletica, psicologica degli spagnoli insomma, è ancora superiore a quella fresca appena nata un po' del Napoli, però si è ripreso subito, ha vinto a Chievo, che è un campo molto, a Verona, e col Chievo, che è un campo molto ostico, perché il Chievo è da 20 anni in Serie A, conosce la Serie A al contrario di quello che ha fatto il Pescara quest'anno, conosce la Serie A, la struttura anche fisica dei giocatori della Serie A, oltre che tecnica, e quindi è una vittoria importante. Vincere a Chievo non è facile per nessuno, e quindi ho messo il Napoli. E invece e poi ce n'è un'altra che ho messo, sì. 9. Ma qua quasi quasi sono pentito, perché sta Juventus che vince dappertutto, qua ci saranno degli juventini, ma 9 Dybala, però è un talento puro, e allora 9. 9 meritato. Chi è juventino qui? Sono juventini? Lo solo, ma quando dice forse Andrea Grosso, no? Tuo padre, tuo fratello simpatizzante per la primavera, soprattutto per la primavera, diciamo. Io l'ho allenato il fratello, terribile, ecco, pensavo che avesse allenato Juventus, ecco perché è uno che saprà andare avanti, perché sa quello che vuole, molto preciso eccetera, anche tosto, se tu gli dicevi qualcosa subito tirava fuori il fumo dalle nari eccetera, però è uno che sa quello che vuole, e io sono convinto che tu fa le corna, che il prossimo allenatore, se andrà via qualcuno eccetera, ce l'hanno in casa, perché è bravo, è intelligente, è anche furbo, è anche cattivello, quindi sei d'accordo Andrea, pensi tutto è questo? È stato bravo a non accettare la panchina di Serie A, è stato molto molto bravo. Ecco, c'è gente furbo, sa quello che deve fare. Perché ha aspettato che maturassero i tempi, ha voluto aspettare. Sì, non ha voluto bruciarsi, insomma, qualcuno l'ha fatto. Sì, sarebbe andiamo bene. A vedere i risultati della giornata in Serie A, la 25esima, insieme al nostro regista Dino D'Angelo che ci manda la grafica. Atalanta-Crotone 1-0, Bologna-Inter 0-1, Chievo-Napoli 1-3, Empoli-Lazio batte Empoli 2-1, Juventus-Palermo 4-1, Milan-Fiorentina il posticipo siamo sul 2-1, Pescara-Genova 5-0, Roma-Torino 4-1, Sampdoria-Cagliari 1-1, Udinese-Sassuolo 1-2, la classifica. Juventus 63 punti, Roma 56, Napoli 54, Inter-Atalanta 48, Lazio 47, Milan 41, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 34, Chievo 32, Sassuolo 30, Udinese 29, Cagliari 28, Bologna 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo 14, Crotone 13, Pescara 12 punti. E il posticipo di Serie A è fermo sul 2-1 con gol di Kalinic, Kuzka e De Lofeo. Volevo una prima opinione da parte degli ospiti a questa rinascita del Pescara, un 5-0 dopo due giorni di gestione Zeman. Presidente Giancola. Sì, intanto rinascita è una parola un pochino particolare vista i tempi, perché comunque poco è stato fatto dall'allenatore, comunque le sue qualità sono conosciute. È un 5-0 che ha una risonanza importante per la piazza, che sicuramente avrà modo di rivitalizzarsi dopo veramente una stagione fino a questo pomeriggio deludente, che probabilmente porterà a qualche soddisfazione, ma sarebbe magnifico, come ha detto in conferenza stampa ieri l'altro, riuscire a fare quei punti che quantomeno per provare ad arrivare a fine campionato a giocarsi la salvezza. Presidente Barbarossa, un accostamento, anche voi avete cambiato allenatore con l'acqua e sapone, l'effetto è stato immediatamente benefico, sarà così anche per il Pescara che allungherà questa serie? Noi abbiamo una grandi campioni squadra, 5 giocatori della nazionale italiana sono nostri, ci sono 3 che hanno vinto l'Europeo con l'Italia in Belgio, un grande campione spagnolo, che lo chiamano La Roccia, purtroppo 6 partite con Fuentes, 4 sconfitte, un pareggio e una vittoria, 27 gol subiti e 20 fatti. Abbiamo cambiato l'allenatore, forse dovevamo cambiare pure un po' prima,
con tutto il rispetto per Fuentes, però Antonio Ricci, adesso siamo la migliore difesa del campionato perché prima eravamo un colabrotto. Abbiamo preso 42 gol totale addizionale di 27 di prima, siamo la migliore difesa del campionato, siamo tra le prime 3 o 4 migliori attacco del campionato. 14 o 15 partite utili consecutive. Quindi c'è stato il cambiamento. Quando succedono certe cose non è che si possono cambiare tutti i giocatori. E quindi è sempre l'allenatore che ne fa le spese. E si muove qualche cosa di incredibile. Ricci è un grande motivatore, ha saputo motivare la squadra, però ha saputo ricostruire piano piano uno spogliatoio importante e abbiamo vinto la Winter Cup giù a Napoli, proprio alla grande. Piccolo rilassamento, come succede sempre, due pareggi dopo la vittoria. L'altra volta quando vincemmo la Supercoppa facemmo la sconfitta con l'ultima in classifica, quindi questo può pure succedere. Però la squadra è lì, siamo sempre pronti per giocarci, siamo fra le migliori squadre insieme al Pescara e all'Uparenze, penso noi siamo le migliori tre squadre. E è stato molto molto benefico il cambio dell'allenatore. E tu l'hai avuto ospite qui. Antonio Ricci è venuto a ospitare noi una settimana prima di esordire sulla panchina a questo sapore, e il giorno dopo la sua presenza qui è stato chiamato. Chissà se il presidente Barbarossa stava guardando la televisione, ha visto. L'ho visto, lo devo controllare il mister Antonio, perché tutto da lì parte. Andiamo al derby, Andrea Grosso, sono due punti importanti che avete perso oggi nella vostra cavalcata verso i playoff a Ortona. Sì, purtroppo siamo incappati di nuovo in un passo falso dopo una bella vittoria in casa, perché dopo una bella partita con Bisceglie domenica, anche faticosa, comunque era stata davvero una bella vittoria. Non siamo riusciti a dare continuità e in questo campionato in ogni campo devi fare delle partite super per portarla a casa. Purtroppo oggi abbiamo pagato anche qualche piccolo episodio, come l'espulsione di Simone Pepe al terzo quarto, e alla fine non siamo riusciti a portarla a casa, però adesso domenica già si torna in campo e viene la prima in classifica, quindi dobbiamo subito recuperare tutte le energie. Marcucci, una vittoria importante per voi contro una squadra che era una delle più temute del momento. Sì, sicuramente una delle squadre più in forma. Per noi era una partita importante, due punti per cercare di allontanarci dalla zona play-out, quindi ci consolida un po' la posizione di metà classifica e speriamo invece di iniziare una striscia positiva di vittorie, già la prossima fuori casa a Matera, quindi subito di nuovo concentrati per la prossima partita. E noi andiamo a vedere le immagini di Pescara Genoa con il commento di Massimo Profeta. E subito effetto Zeman, mente sgombra, verticalità del gioco, attacco dello spazio. Pratica archiviata in mezz'ora, Genoa in totale confusione, soprattutto la prima vittoria sul campo. Non accadeva dal 5 giugno, andata finale playoff con la Trapani, in Serie A all'Adriatico addirittura dal 21 dicembre 2012. Seconda partita senza subire gol, l'ultima volta lo scorso 21 settembre, 0-0 col Torino, ma in duplice superiorità numerica. In assoluto, nella massima serie, mai un successo con uno scarto di 5 gol. Certo, bando alle facili esaltazioni, ma finalmente un segnale importante. Zeman. Una partita è venuta bene, io spero che c'è da la voglia di continuare a lavorare. Io ripeto, io non c'ho la bacchetta magica, ho detto, abbiamo fatto 3 allenamenti insieme abbiamo buttato la base, è normale che si può migliorare, cercheremo di migliorare, anche se penso che 5-0 non lo faremo più. Abbiamo ancora tante partite, è normale che la quart'ultima è tanto davanti, ci vorrebbero che queste 3 davanti, cioè noi siamo fuori ma 3 davanti si fermano e noi andiamo. Da quella parte dici dobbiamo giocare come la Juventus, e penso che con la Juventus ancora dobbiamo giocare, quindi c'è uno in meno, no? Anche se ci dobbiamo provare. E succede, mi ha sorpreso,
Sì, io l'ho seguito ancora quando era giovane a Parma e tutti mi parlavano di giocatore importante che si farà. In questi anni ha giocato poco, praticamente mai dall'inizio una partita, e è una sorpresa piacevole, mi auguro che dura e che ci rimane questa voglia di fare. Si riparte dal 4-3-3, conferma per Bizzarri, coda al fianco di Stendardo, in mediana il trio Memuscia e Bruno Verre, davanti Benali e Caprari, ai lati di Cerri, punta vertice alla prima da titolare, dunque novità sostanziale. Per contro Juric opta per Rigoni, finto trequartista alle spalle di Simeone, riferimento centrale, Lazovic e Palladino a supporto, subito i rudimenti del verbo zemaniano, pressione alta ad accorciare sugli appoggi, soprattutto gioco in verticale, al quinto Bruno esterno nello spazio, difesa ospite sorpresa, bravissimo Cerri che brucia Burdisso, anticipa la manna e provoca l'autogol di Orban, 1-0, gol sì in compartecipazione ma cercato e voluto. Il Genoa prova a reagire, Lazovic arma il destro, Biraghi devia, Palladino spreca sotto misura, solo un episodio, scherma sul calcio d'angolo, scarico e attacco della profondità, da Biraghi a Caprari, tiro simil calcetto, precisione chirurgica, 2-0. Sesta rete in campionato, applausi a scena aperta che diventano fragorosi alla mezz'ora, la palla viaggia sempre in verticale, scambio Memuscia, Cerri, Memuscia dentro per Benali che apre il piatto e pesca l'angolino basso alla destra di Lamanna, azione splendida, 3-0, e dire che nei primi tempi il Pescara aveva segnato in tutto il campionato soltanto 6 gol. Tre minuti più tardi, poker sfiorato dal libico sul quale esce con tempismo Lamanna, ripresa, Pandev già in campo per Iljemark, Piniglia rileva il serbo Lazovic, 4-2-4, Genoa a trazione anteriore, ma è ancora il Pescara a ripartire con efficacia, sombrero su Orban, giocata sublime di Caprari che ignora Benali, smarrendosi così all'atto del dunque, subito dopo altra verticalizzazione, sponda di Cerri, Benali stop sinistro altissimo da posizione più che privilegiata, Genoa in totale confusione, in area Pandev si gira bene, deviazione e pallone al lato, Muntari per Verre al 30esimo, invece Pepe surroga Benali, 36esimo, Bruno che partita, recupera e innesca di prima Caprari, scambio con Memuscia, dribbling nello stretto e sinistro ad infilare la manna, gol fantastico, il settimo personale in campionato, 4-0, c'è anche il debutto di Bobo che subentra a coda, l'apoteosi al minuto 42, Pepe sovrapposizione di Zampano, invito al centro e rompe Cerri, questa volta il gol è tutto suo, il primo in Serie A, 5-0, pokerissimo biancazzurro, un pomeriggio esaltante, recuperata, questo è certo la dignità, avanti così. Bene, un trionfo per il Pescara, cominciano ad arrivare le email dei tifosi, le leggiamo subito, la prima è per Bruno Pace da Matteo, non credo che una squadra possa cambiare così in due giorni, secondo me la dimostrazione è che i giocatori erano tutti contro Oddo. No, io non assolutamente, certo quando le cose vanno male non è che uno va contro Oddo, va contro se stesso perché si nasconde, non vuole la palla, si fa vedere poco e insomma tutte queste cose qui, non vuole partecipare a una manovra che ritiene nociva e quindi non è, certo l'esperienza di Zeman è proverbiale anche per gli anni che ha, parla uno che è più grande di lui, però capisci? Zeman ha portato una scossa un po' nell'ambiente, così, una speranza che qualcosa possa cambiare e ha avuto certo la fortuna, però io anche tatticamente ho visto delle cose diverse, ho visto una squadra molto più larga sulle fasce laterali, ho visto molta verticalizzazione al contrario di quel rompiscatole del tic e toc, tic e tac che stanno lì dei quarti d'ora a fare i passaggi orizzontali, non al Pescara, in generale, il calcio spesso di adesso, e invece Zeman è sempre quello, però ha riportato entusiasmo, già io temevo
che l'entusiasmo che aveva portato lui, l'euforia un po' dei primi giorni, prima di giocare, che adesso magari la squadra faceva una serie di errori come aveva sempre fatto e quindi anche lui perdeva. Invece questo 5-0 casca proprio a pennello per poter continuare un discorso, diciamo, così felice, tranquillo, sapendo che però ci sono molti problemi da affrontare. Adesso abbiamo affrontato una squadra, il Genova, che nelle, dicevo agli amici qui, che nelle ultime 11 partite ha fatto 3 punti, quindi era la squadra più adatta per il nostro rilancio. Però ho visto delle cose belle anche sul piano del gioco, i ragazzi hanno verticalizzato, correvano di più, ma non contro Oddo, è una forma di liberazione, ma è anche un fatto che quando io pure sono stato esonerato più di una volta, immediatamente, oppure subentravo, immediatamente i giocatori per farsi notare, per farsi considerare, ti danno qualcosa di più in quel momento. Ha avuto la fortuna il Pescara di far gol dopo 5 minuti su un'autorete balorda e da lì è partito, perché Oddo non è una cosa, e poi smettiamo, Oddo teneva gli allenamenti ultimamente sempre a porta chiusa, lui è furbo, li ha aperti, anzi spalancati, perché ha detto che i tifosi vogliono stare vicini all'allenamento, c'erano 300 persone e ce ne andranno sempre di più, cioè è smaliziato, si capisce. Già aperte il presidente le porte prima ancora che arrivasse Zeman, il giorno prima del, sì, il giorno del prima sì. Aveva aperto anche, sì, beh, aperto il presidente, sì, anche con la gestione ovviamente era sempre chiusa la porta. Tu come allenatore ritieni che sia meglio l'allenamento a porte aperte? Ma certo che sono aperte, poi che devi coprire. Poi Zeman è uno che da 40 anni gioca sempre allo stesso modo, non è che deve nascondere delle tattiche speciali, particolari. E quindi no, si va vicino lì e il tifoso Zeman, insomma, vabbè. Domanda per il presidente Barbarossa da Matteo: perché non torna nel Pescara e porta un po' di soldi a Sebastiani? Ma voi siete sponsor comunque del Pescara. No, noi diamo sempre una mano, abbiamo sempre dato una mano al Pescara. Anche le ostriche. Ma in passato eravate entrati proprio in società? Mai in società. Però gli abbiamo sempre dato una mano, noi siamo abruzzesi, la Pescara è abruzzese e noi siamo sempre con l'Abruzzo, cerchiamo sempre di dare una mano alla nostra terra, quindi noi ci siamo stati sempre e siamo stati sempre vicini. Nella società no, mai. Quante volte Sebastiani ha chiesto all'acquistatore di entrare? Non ha chiesto mai. Mai? L'ha fatto come Zeman. Non ha parlato. No, sto scherzando, ma sicuramente sì, però noi siamo un po' impegnati a 360 gradi, un po' su tutti i fronti, sì. Diamo una mano, un po' in generale. Una squadra di calcio. Abbiamo una squadra di calcio a 5 che sta andando pure bene, ma ci stiamo da parecchio tempo. Siamo stati tanti anni nel ciclismo, abbiamo vinto molto, abbiamo vinto pure 2 titoli mondiali con Cipollino e Duarte. 2 campionati d'Europa a squadra 2006-2008, un campionato continentale nel 2006 con Andrea Tondi, svariate corse in giro, Milano-Sanremo, campionato del mondo, l'ho detto prima, tappe, gira, tutti i giri. No, ma il ciclismo poi era maturato, vorrei dire 2 cose sul ciclismo. Mi è dispiaciuto molto per mio amico e amico di tutti, perché è una bravissima persona, Valentino Sciotti. Per l'esclusione dal giro. Perché sì. Dopo aver fatto tanti sacrifici, perché oggi non si fa niente senza i sacrifici, lui ha allestito la squadra come tutti gli anni con il partner nipponico, la Nippo, e non è stato invitato al Giro d'Italia. Sì. Noi siamo abituati così, ci piacciono le cose degli altri, non ho capito perché. Noi uscimmo dal ciclismo perché avevamo uno squadrone e non ci invitarono al Giro d'Italia, invitarono una squadra tedesca che si chiama, non so se sta ancora, NetApp, per favorire la linea verde che sta in Germania, non è la linea verde nostra, diceva fa correre i giovani. Questa linea verde risultò totalmente trasparente perché non si vide manco un corridore quell'anno e questo ci fece stufare. Spero che non si stufa pure Valentino, perché di squadre italiane nel ciclismo sono rimaste veramente poche e questa è una delle squadre fra le meglio, e se non ha fatto il Giro d'Italia quest'anno, insomma, ma per mancanza di qualità è fatto male, per mancanza forse di simpatia, non lo so, di qualcos'altro pure,
che non so qui a dire, però qualcuno viene invitato e qualcuno no, non capisco come. La politica. Siccome noi con Cipollini campione del mondo, 7 tappe a Giro d'Italia vinte. Vediamo prontamente le immagini mandate da Lino Danzo. 4 tappe. Posso parlare ancora di qualcosa? Ci tengo a far sapere. Sì, di e non ci invitarono al Giro di Francia, perché invitarono le squadre loro. Noi perché invitiamo le squadre degli altri? Di altri paesi non facciamo ancora le nostre? Sì. Ma la finiamo a fare queste cose qua? Queste cose da italiani stupidi. Stupidi, perché quindi questa e la quindi cosa. A quel momento ognuno guarda il suo orticello. Abbiamo abbandonato perché non è. Io l'avevo predetto perché un'intervista a Bormio fatto da Fabretti, Alessandro Fabretti, mi chiese cosa pensavo del Pro Tour, perché è entrato il famoso Pro Tour che praticamente è diventato, ci sono delle squadre di alta Serie A, di Serie A, 18 squadre, e poi quell'altro vengono sotto. Quelle squadre di Serie A fanno tutte le corse e le altre vanno un po' a invito, anche se hanno dei punti così. Io dissi che era la fine per il ciclismo italiano e non sbagliai di nulla. Noi a oggi vinciamo corsa a tappe, corsa a punti, le classiche, tutto. Se arrivi il Pro Tour sarà la fine per il nostro ciclismo. Non ho sbagliato nulla. Fuori. È così. Capito, sono arrivate le grandi. Insomma, dopo dobbiamo spiegare come mai Armstrong ha vinto 7 giri di Francia. In quel modo. Con tutti i controlli che ci sono. Forse sponsorizzata da qualche grande casa di biciclette di qualche altra parte del mondo, non lo so. Perché le doveva vincere, doveva esportare questa cosa, non lo so, però dopo il risultato che era truccata la cosa, e quindi insomma, si parla di tutto. Purezza che stava nel ciclismo è risultato non vera. E tu si parla di tutto, presidente Barbarossa. Torniamo al calcio perché ci sono delle email, c'è un'email per il presidente Giancola da parte di Marco. Questa partita cambia qualcosa o siamo ancora spacciati? No, spacciati no, è un'altra parola che io non utilizzerei. Sicuramente un'altra domenica è andata via, purtroppo chi avanti contro negli scontri diretti quei punti in più se li è guadagnati, speriamo, visto che ci saranno tutti gli scontri diretti e che il Pescara per fortuna li affronterà a breve nello stretto giro, speriamo che questo entusiasmo che Zeman e soprattutto anche la società ha portato all'interno dello spogliatoio, perché li ha privati totalmente degli alibi, possa mettere in condizione il Pescara di non passare come squadra spacciata, anche se veramente il tempo stringe, sono rimaste 14 partite se non erro ed è chiaro che le possibilità diminuiscono, ma la vittoria di oggi deve essere da stimolo a tutti quanti, piazza e calciatori, per provare a lottare fino alla fine. Domanda da Giacomo per Andrea Grosso: perché non fate un biglietto unico per le partite del Pescara e dell'Amatori, oppure qualche giornata accumulativa in cui noi tifosi possiamo avere delle agevolazioni? Beh, forse non riguarda proprio te questa. Purtroppo non sono la persona adatta a cui rivolgere questa domanda, però penso che sia una buona idea, magari il nostro ufficio stampa può prendere spunto, per alla fine Pescara è un'unica città e vedere il palazzetto comunque con tanta gente farebbe piacere a noi, come è bello lo stadio pieno, quindi sarebbe bello, penso. Andrea Marcucci, a Ortona quali squadre si potrebbe fare un biglietto cumulativo? Con la pallavolo? Sì, Ortona Basket e pallavolo. È un discorso che era stato anche un po' approcciato dal nostro presidente. Diciamo che non abbiamo assolutamente abbandonato l'idea, sarebbe una cosa positiva perché comunque è uno sport che poi condivide anche gli stessi ambienti, quindi vedere il palazzetto pieno ogni domenica sarebbe sicuramente una bella soddisfazione per tutta la città. Adesso andiamo al profilo Facebook di Rete 8 Sport, ecco cosa ci scrivono i tifosi. Costantino, buonasera, male che va, bisogna arrivare terzultimi, hai visto mai la disgrazia di qualche società? Sandro De Luca, andiamo avanti, chiedo a mister Pace quanti sono i meriti di Zeman per la sonante vittoria di oggi e quanti i meriti dei giocatori per le brutte prove delle settimane scorse. Inoltre dico che oggi allo stadio erano presenti i veri tifosi del Pescara, gli ultra si definiscono tali e poi abbandonano la curva. Allora, però c'erano 13.000 spettatori, sì. Cioè, c'era questa rimostranza dei Rangers che hanno, insomma, mantenuto la parola. La che parola però l'hanno sofferto prima dell'arrivo sicuramente, qualcuno sarà stato ai lati dove c'era gente, perché
loro che sono quelli che sono più attaccati visceralmente al Pescara, non vedere una partita di 5-0 ci credo poco, non tutti secondo me non l'hanno vista, però capisco il tifo, le delusioni, questa è una squadra che dopo 25 partite non ne aveva vinta neanche una. Zeman la prima cosa che ha detto in conferenza stampa, mio obiettivo è essere non ultimo in Europa, perché dove c'era una squadra norvegese che stava come noi non aveva mai vinto, e allora lui scherzando ha detto devo fare la lotta con questa squadra. Sai imitare anche Zeman, eh? Sai imitare anche Zeman. No, perché siamo stati i meriti, cioè i meriti di Zeman e i meriti dei giocatori. Ma Zeman è uno stregone, è uno che ha la grande, grande esperienza, sa approcciare immediatamente con la ambiente eccetera, viene da un ricordo favorevole perché ha fatto un grandissimo campionato 4 anni fa eccetera, quindi poi le cose vanno male, sarebbe andato bene anche un altro, però Zeman era il massimo che potesse essere chiamato, considerato che Galeone insomma sarà un po' stanco, e quindi in più viene a fare un 5-0 in un momento come questo in cui il Pescara non segnava, subiva soltanto eccetera. Io te l'ho detto prima, ha dato una scossa all'ambiente, adesso però incontreremo squadre più forti di noi, più forti di noi, dobbiamo vedere quale sarà la nostra tenuta anche difensiva, bisogna vedere tante cose, non bisogna saltarsi adesso contro la squadra che attualmente è la peggiore del campionato, cioè il Genova. Presidente Giancola chiedeva a un telespettatore, suggeriva terzo posto, poi approfittare della disgrazia di qualche società, è ipotizzabile? Ci può stare. Gli ultimi anni hanno insegnato che la crisi che ha colpito il calcio ha portato a fallimenti pilotati, a retrocessioni pilotate, quindi tutto può essere, anche se le società, diciamo tra virgolette, le piccole società o quelle che lottano per evitare la retrocessione sono società ben strutturate, con alle spalle presidente, società e sponsor, parlo del Cagliari, posso parlare dello stesso Empoli, che hanno delle basi solide, quindi io non farei questo ragionamento. Sicuramente tutto può aiutare a essere felici, a essere carichi e a provare a sognare quella che attualmente è un traguardo irraggiungibile, però magari tutto messo nel calderone dell'entusiasmo che con la partita di oggi deve nascere, ma come dice il mister non deve illudere, potrebbe portare quantomeno a chiudere questo campionato con l'entusiasmo. Continueremo a parlare del Pescara tra pochissimo, prima fascia pubblicitaria.